questo seminario che ha un po' la funzione di confronto e scambio sul tema acuzie psichiatriche in preadolescenza e adolescenza, la DHD e ADHD. E come prima cosa darei la parola alla dottoressa Giovanna Romano della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute per i saluti di apertura. Giovanna, a te la parola. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie per l'invito. In particolare ringrazio la dottoressa Costantino per l'impegno e le energie con cui si è fatta promotrice presso il Ministero della Salute di questa sperimentazione pilota le cui attività poi hanno portato al seminario di consenso odierno. Ovviamente un ringraziamento va anche alle unità operative e alle regioni che sono coinvolte nelle attività e che sono un po' il punto di riferimento nazionale poi per i percorsi diagnostici e terapeutici nell'ADHD e nelle acuzie e preacuzie in preadolescenza e adolescenza. Un pensiero speciale, personale va al compianto professor Zuddas, che tanto ha dato con la sua competenza e tanto avrebbe continuato a dare, e che sicuramente, insomma, ci ha lasciato la responsabilità di continuare proprio tenendo a mente gli spunti e gli insegnamenti che lui ci ha dato. Ovviamente porto a tutti i presenti i saluti anche del dottor Rezza, che è il direttore generale della Direzione della Prevenzione Sanitaria, che ha voluto fortemente il finanziamento di questo progetto, e porto i saluti anche della dottoressa Giannini, che è il direttore dell'Ufficio Dipendenze Salute Mentale e Doping, a cui anche io appartengo. Le raccomandazioni clinico-organizzative che oggi verranno condivise, a mio avviso, sono cruciali proprio nella messa a punto di servizi che sono mirati a erogare interventi adeguati, diciamo, a quelle che sono le complessità. Quindi, diciamo, in generale per migliorare proprio l'appropriatezza del percorso diagnostico e terapeutico nelle situazioni di acuzie e di preacuzie. Come sapete, in Italia non esiste un flusso informativo nazionale per i disturbi neuropsichiatrici per l'infanzia e per l'adolescenza, per cui le informazioni che noi abbiamo e le azioni di programmazione regionale e nazionale condotte sino ad ora si basano su informazioni che derivano o da dati raccolti non in maniera sistematizzata oppure da campioni non sempre rappresentativi. Per cui nella maggior parte delle regioni il monitoraggio delle attività, come sapete, per la neuropsichiatria avviene tramite flussi amministrativi standard, l'ambulatoriale, l'ISDO, il flusso semiresidenziale. Quindi diciamo, noi riusciamo a descrivere solo in minima parte i bisogni e le esigenze di programmazione sanitaria per utenti complessi e multiproblematici come sono quelli seguiti ovviamente dai servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi per poter fornire tempestivamente dei dati affidabili utili alla programmazione regionale e nazionale è indispensabile migliorare gli strumenti di controllo dell'andamento degli accessi ai servizi per i disturbi neuropsichici. E il Ministero della Salute ha proprio operato in questa direzione, finanziando a novembre 2021 con il programma CCM un progetto che, partendo dagli effetti dell'emergenza pandemica Covid-19 sui minori di età e promuovendo il monitoraggio dell'andamento dell'accesso ai servizi per i disturbi neuropsichici e anche per le dipendenze nei minori di età, possa condurre a strategie di prevenzione e di contrasto delle problematiche di salute mentale e anche delle dipendenze. Questo progetto, coordinato dalla dottoressa Scattoni dell'ISS, porta avanti i lavori grazie a un gruppo di coordinamento interregionale, di cui fanno parte non solo referenti delle regioni e delle province autonome, ma rappresentanti di varie istituzioni, come quelli dell'Agenzia Italiana del Farmaco, del Ministero dell'Istruzione e poi vari professionisti clinici, esperti nazionali della tematica e non ultimi tecnici, gestori e amministratori dei sistemi informativi delle diverse regioni italiane.
Questo perché il gruppo di coordinamento ha effettuato un'analisi dei flussi informativi regionali scegliendo degli indicatori robusti e adeguati ovviamente alla complessità sia organizzativa che alla specificità dell'ambito di interesse e quindi è stato, il progetto ha avviato un'analisi dei flussi informativi di 12 regioni e province autonome che rappresentano approssimativamente il 74% della popolazione. E l'andamento di questi indicatori è stato valutato dal 2015 fino al 2021. E l'analisi che ha effettuato l'Istituto Superiore di Sanità ha dato dei risultati preliminari che diciamo, hanno evidenziato come dal 2015 si è assistito a un aumento significativo della domanda sanitaria su tutto il territorio nazionale. Ovviamente le diverse regioni hanno poi elaborato diversi profili di risposta. Nel corso del 2020 si è assistito a una riduzione degli accessi in modo diffuso su tutto il territorio nazionale, anche se la riduzione è stata, diciamo, diversa nei diversi contesti regionali, dovuto ovviamente al contesto epidemiologico e chiaramente anche alla modalità, di risposta dei servizi che è stata differente nelle diverse regioni. Nel 2021 si è assistito a un aumento degli accessi su tutto il territorio nazionale, ovviamente degli accessi di bambini e adolescenti con condizioni cliniche particolarmente severe e significativamente aumentato sono risultati gli accessi per alcuni disturbi specifici che praticamente dal periodo prepandemico sono aumentati significativamente, tra cui i disturbi della personalità, le sindrome affettive, in generale i disturbi della condotta e delle dipendenze. Quindi, diciamo che questa analisi preliminare dei flussi informativi regionali ha documentato sicuramente un sottodimensionamento delle risposte assistenziali pubbliche in età evolutiva ed ha anche stimato un ulteriore aumento della domanda, come dicevo prima, per alcuni disturbi specifici. Ma seppur preliminari, confermano sicuramente che è importante estendere l'analisi, a tutti i flussi informatici disponibili, proprio con la finalità di monitorare meglio il fenomeno e soprattutto di decidere poi strategie di intervento, sia per promuovere la salute mentale positiva, sia per contrastare condotte e comportamenti a rischio nei bambini e negli adolescenti. E questi dati hanno anche confermato la necessità di investire maggiormente, diciamo, a livello strutturale sui servizi, non solo a livello di personale e di numero di personale, ma anche di specializzazione dei professionisti e anche, diciamo, per garantire la funzionalità delle unità di neuropsichiatria infanzia e adolescenza. Sempre nell'ottica di coordinamento delle iniziative e, come dicevo prima, di estendere questa analisi a tutti i sistemi informatici per monitorare in maniera costante ed efficace, il Ministero ha anche ritenuto indispensabile un'evoluzione del SISM che, come voi sapete, ricomprende i disturbi dell'età adulta, ma vuole ovviamente estenderla anche ai disturbi neuropsichiatrici dell'infanzia e dell'adolescenza. L'istituzione di questo sistema informativo in continuità con il SISM adulti attuale consentirà il monitoraggio delle attività dei servizi erogati nell'ambito della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza perché ci consentirà di vedere proprio il volume delle prestazioni, le caratteristiche dell'utenza, i piani di trattamento, quello insomma che ovviamente noi già facciamo anche per l'adulto. E questo consentirà di avere una bella raccolta di informazioni che ci saranno utili non solo a livello epidemiologico e conoscitivo, ma chiaramente a livello programmatorio. Con questa finalità è stato istituito un tavolo di lavoro le cui attività hanno portato alla messa a punto di un decreto ministeriale. Questo andrà a sostituire, a modificare, scusate, il DM 15 ottobre 2010, che come voi sapete è quello che reca l'istituzione del Sistema Informativo per la Salute Mentale, ed è stato elaborato anche un nuovo disciplinare tecnico proprio per la parte di neuropsichiatria, infanzia e adolescenza.
e attualmente sono in fase di avvio le interlocuzioni preliminari con il garante per la protezione dei dati dei personali e con la cabina di regia del nuovo sistema informativo sanitario, di cui si dovranno acquisire i pareri per poi condividere in sede di conferenza Stato-Regioni. Io mi scuso se mi sono dilungata, però mi sembrava necessario e doveroso anche informare di tutte le attività che si stanno portando avanti a diversi livelli, perché è importante sostenere iniziative condivise e fare delle azioni concertate. Quindi non voglio togliere tempo prezioso agli interventi della giornata, che seguirò con molto interesse e auguro buon lavoro a tutti. Grazie. Va bene, a me tocca appunto di introdurre la storia e le motivazioni del progetto Acuzie Psichiatrica, in realtà in preadolescenza e adolescenza e ADHD. Ho messo per quel che riguarda il nostro gruppo tutti i nomi delle persone che in questo percorso sono state coinvolte e ci tenevo a riprendere alcuni aspetti che la dottoressa Romano ha già accennato nel suo saluto introduttivo, ovvero che si tratta di una tipologia di progetti abbastanza particolare, cioè non sono i classici progetti di ricerca, le finalizzate del Ministero, si trattava di un progetto sui fondi di riassegnazione dell'anno 2019, ma poco importa di che anno, del Ministero della Salute, che sono progetti che assomigliano abbastanza ai progetti CCM, ovvero dei progetti che sono centrati soprattutto sulla, come dire, su obiettivi che sono strategici, considerati strategici per la sanità pubblica. E rispetto ai quali si pensa che sia particolarmente importante sviluppare contenuti di trasferibilità sostenibili e a rapida diffusione per il miglioramento complessivo del sistema. Quindi obiettivi non tanto di significatività statistica, di ricerca innovativa, eccetera, quanto invece di perfezionamento di buone pratiche già esistenti e loro diffusione per migliorare l'accesso e le cure su tutto il territorio nel mondo reale, quindi non con casistiche iperpulite, non con studi randomizzati controllati, eccetera, eccetera. In genere uno dei vincoli, in realtà non so bene se è uguale per le riassegnazioni come per i CCM, ma mi pareva di sì, al limite la dottoressa Romano poi mi corregge, richiedono comunque, non a caso, il coinvolgimento di tre regioni, una del nord, una del centro, una del sud, proprio per i diversi passi e le diverse caratteristiche che questi contesti, hanno. Siamo partiti, da quella che era la situazione, ovvero le acuzie e le subacuzie psichiatriche in preadolescenza e in adolescenza, ovviamente sono un costrutto trasversale, non sono un disturbo nello specifico, ma sono una modalità di presentazione trasversale a tanti diversi disturbi e che è diventata in questi ultimi anni sempre più rilevante. Nell'ambito della quale spesso ci sono diversi disturbi in comorbilità, sintomi più o meno rilevanti e di difficile gestione, livelli di rischio per il paziente e per gli altri differenti, anche fortemente impattate però da quella che è l'organizzazione dei servizi locali, lavori pubblicati anche negli Stati Uniti o in altri paesi rispetto all'aumento negli ultimi anni delle presentazioni psichiatriche in pronto soccorso, sottolinea come ci sia una strettissima interconnessione con la povertà di servizi per la salute mentale in età evolutiva o le difficoltà nell'accesso a questi, nel far sì che i pazienti poi, invece di essere intercettati prima, trattati, gestiti, riequilibrati prima dal punto di vista sintomatologico, invece arrivino come prima presentazione o comunque come presentazione esplosiva in pronto soccorso. L'aumento di questi accessi è segnalato in tutti i paesi del mondo. In Italia, voi sapete che poi in particolare nel periodo post-pandemico è particolarmente sottolineata. Riguarda però, poi se andiamo a guardare i numeri, numeri in fondo limitati rispetto alla popolazione generale, ma non per questo meno gravosi e rilevanti, e quindi rispetto ai quali è particolarmente importante garantire risposte il più possibile tempestive ed appropriate.
Altrettanto sappiamo che l'ADHD è uno dei disturbi neuropsichici più frequenti in età evolutiva, uno di quelli con il maggior numero di comorbilità, che una buona parte di questi bambini continua ad avere sintomi in adolescenza e poi in età adulta, e che ovviamente in una presentazione acuta l'andare a vedere se c'è o non c'è anche un ADHD, spesso non diagnosticato in precedenza, stante quello che Dino stesso ci diceva poco fa della non sufficiente diagnosi nel nostro paese, può essere rilevante, ma soprattutto le segnalazioni esistenti in letteratura, poi lo vedremo, ci dicono che quando un quadro di acuzie psichiatrica si presenta in associazione con un ADHD o in un ADHD e altri quadri, questo fa una differenza significativa nel timing dell'acuzie stessa, lo vedremo, nel suo andamento e anche nelle modifiche dei trattamenti farmacologici o non farmacologici necessari e nella prognosi possibile più o meno modificabile. In particolare sappiamo, lo riprenderanno molto meglio di me chi mi segue, che gli aspetti di discontrollo e di impulsività possono avere un ruolo particolarmente rilevante nel determinare la crisi e nell'interferire con l'efficacia degli interventi attivati. Abbiamo peraltro pochissime informazioni di quali siano i quadri effettivi che si presentano nei pronto soccorsi e al ricovero. Il progetto CCM è uno dei primi in cui ci sono dati quasi nazionali sui ricoveri, ma non sui PS. I flussi di PS non sono granché analizzabili e sono di bassa qualità e sono dati estremamente grossolani, soprattutto nel contesto italiano, ma anche i lavori che troviamo in letteratura da altri paesi raramente entrano in un dettaglio sufficiente da permetterci delle riflessioni in più in pochi contesti di emergenza presente per l'Italia il neuropsichiatra infantile, ma negli altri paesi lo psichiatra dell'infanzia, e questo complica ulteriormente la gestione e l'individuazione precoce. Allora, perché Alessandro? Perché questo progetto ce lo siamo un po' inventato insieme, nel senso che il Ministero ci ha posto delle problematiche su cui voleva che si attivasse un progetto. La partenza era una partenza che non era andata a focalizzare esattamente su quello che è il contenuto, e dalle discussioni tra me e Alessandro, che come molti di voi sanno erano all'ordine del giorno, spesso con punti di vista non esattamente congruenti, però ci arricchivamo moltissimo a vicenda, abbiamo cercato di andare a costruire qualcosa che fosse appunto non un progetto di ricerca, un progetto, se vogliamo chiamarlo, di ricerca intervento, di trasferibilità, un progetto che avesse dentro delle cose che potessero essere rapidamente utili nell'immediato per tutti i colleghi che poi andavano ad ascoltarle, andavano a pensare intorno alle raccomandazioni che dal progetto ne sarebbero uscite. Quindi siamo pochi qua oggi, il convegno non è girato, i dati che voi vedrete saranno dei dati ancora parziali, perché ovviamente potete immaginare, essendo il progetto addirittura d'arrivo e chiudendo a metà novembre, come la morte di Alessandro, oltre a sconvolgerci tutti dal punto di vista più in generale, professionale, umano, personale, di affetto, di amicizia, di tutto, ha anche in particolare su questo progetto che era in conclusione, buttato all'aria tutto quello che avevamo in corso di organizzazione. Fino a veramente pochissime settimane fa siamo stati in grande dubbio se ce l'avremmo fatta o no ad arrivare al traguardo, almeno con alcune cose da cui partire, perché poi, finito il progetto, si possono continuare a fare una serie di cose, ma un evento come questo non sarebbe stato possibile farlo, e abbiamo scelto insieme di provarci e speriamo che il ritorno che voi ci darete alla fine della giornata sia che in qualche modo almeno delle piccole cose iniziali, poi continueremo e promettiamo di poi continuare a metterle in condivisione con tutti, di essere riusciti a portarle avanti. Bene, le unità operative partecipanti sono noi, Policlinico, UOMPRE Policlinico per la Lombardia, per la Sardegna ovviamente l'unità operativa di Alessandro, per la Toscana invece l'area salute mentale, infanzia e adolescenza di Prato,
La unità complessa di neuropsichiatria, psichiatria e psicofarmacologia dell'età evolutiva della IRCCS Stella Maris di Pisa. Le abbiamo individuate a partire da alcuni criteri che erano anche precedenti all'idea del progetto stesso, condivisi anche un po' col Ministero, intorno al fatto che dovevano avere esperienza ovviamente nelle acuzie e nella DHD, ma meglio se non era lo stesso tipo di esperienza. Effettivamente, per quanto abbiamo lavorato tutti insieme tante altre volte, il mondo di Pisa, di Cagliari, di Prato e di Milano Policlinico, che non è diverso dal mondo, altre aree lombarde, hanno una serie di caratteristiche molto differenti. Anche esperienza in progetti assistenziali, di ricerca, di rete, sullo sviluppo di network curanti, cioè sul fare rete, fare co costruire collaborazione, esperienza di raccordo con gli altri servizi, anche territoriali, perché comunque questo è uno snodo chiave, perché effettivamente le cose che andiamo a costruire poi abbiano un impatto effettivo e sostenibile, ma anche con i servizi di salute mentale degli adulti, delle dipendenze patologiche e di emergenza-urgenza. E infine anche ampia esperienza su poi il lavoro non banale di trasferibilità dei risultati e di sviluppo di competenze in altri, che voi sapete è addirittura un'area a parte del nostro mondo. I quattro servizi, voi vedete nella diapositiva, hanno caratteristiche organizzative veramente molto diverse. Milano è, come tutti i servizi lombardi, una realtà integrata ospedale-territorio, che ha il PS ma non ha la degenza di neuropsichiatria infantile, ciò nonostante ricovera soprattutto in pediatria, qualche volta in psichiatria, all'interno di questo modello ha sia un centro diurno che un servizio per gli interventi intensivi nelle acuzie, che è Percival, e quindi le urgenze arrivavano sia dal servizio territoriale che dal centro diurno, che da Percival, che dal PS, che dal ricovero. Quindi da più contesti diversi. Cagliari è un'unità ospedaliera, peraltro ospedaliera universitaria, che ha una degenza con PS, è una degenza specifica di neuropsichiatria infantile con PS, le urgenze arrivavano prevalentemente dal PS, dai pediatri, con la possibilità di ricoverare su letti propri. Prato invece è solo servizio territoriale che ha però sviluppato un sistema di fast track per le urgenze con un numero telefonico dedicato ai pediatri che in teoria filtra le richieste e le riorienta a seconda di un sistema di triage. Poi purtroppo non ce l'hanno fatta a proseguire con la raccolta dei dati, ma sarebbe stato di estrema importanza e interesse andare a vedere effettivamente quali erano gli esiti di una modalità di questo tipo, che ha vantaggi e svantaggi di molti generi. Pisa, credo che tutti sappiano, è un'unità ospedaliera dentro a un IRCCS, come peraltro unirsi anche policlinico, che ha una degenza di neuropsichiatria infantile, ma non ha un PS, quindi le urgenze arrivano in realtà come ricoveri programmati, inviate dall'esterno in modo mirato per il ricovero. Quindi caratteristiche davvero molto differenti. Siamo partiti a novembre 2019, come era previsto. A gennaio avevamo già tutte le convenzioni firmate, operazione non banale, come tutti sanno. Peccato che da febbraio del 2020 sia partita la pandemia, pandemia che ovviamente sugli accessi in pronto soccorso, i follow-up di neuropsichiatria infantile, eccetera, eccetera, ha avuto un impatto devastante, ma devastante anche dal punto di vista amministrativo, nel senso che le nostre aziende, perlomeno alcune delle nostre aziende, Policlinico ha dovuto gestire uno dei più grandi hub vaccinali di tutta la nazione, le nostre amministrazioni sono state concentrate anche dal punto di vista amministrativo con altre cose, con maggiore fatica invece a seguire quelli che erano i supporti amministrativi per la gestione. Pertanto il Ministero ci ha concesso sostanzialmente 6 mesi e poi altri 6 mesi di proroga per la conclusione del progetto e poi ci siamo già detti come il tragico evento di Alessandro ha ulteriormente complicato le cose, ma poi credo che
Laura entrerà più nel merito di come sono cambiate le timeline del progetto. Io mi fermo qui, vi ringrazio, uso spesso per ringraziare queste immagini fatte dai ragazzi del centro diurno, che in qualche modo dicono quello che è un po' il percorso che tutti noi speriamo di attivare, in generale, in questo caso è per i ragazzi, ma insomma che a partire da un grigio che può essere anche il nostro, non sempre vedere subito bene nella nebbia, qualcun altro insieme ci aiuta a cominciare a trovare i colori e poi però, no, esattamente come i ragazzi, anche noi possiamo diventare in grado di colorarci e colorare il mondo intorno a noi e quindi trasformarlo, perché poi l'obiettivo sempre del nostro lavoro, non solo con gli utenti, ma anche nei nostri servizi, è un po' questo, è generare cambiamento. È così. Ne approfitto per ringraziare veramente tutti per questa corsa a ostacoli in cui tutti quelli che hanno camminato con noi hanno accettato la sfida. E poi volevo, io sono tragica sugli aspetti di forma, ringraziare comunque Regione che ha accettato anche lei la sfida. L'effettivo capofila, noi siamo intettuatore, è comunque Regione Lombardia, ma anche ringraziare in particolare Federica Palazzo che è stata come dire, la colonna del tenere insieme i nostri pezzi che spesso pressati dalla clinica e da mille altre cose e urgenze, non a caso, rischiavano di frammentarsi e perdersi e io in particolare sto diventando sempre più un incubo per i miei collaboratori. Grazie di cuore e passerei la parola al moderatore, al discussant. Due pensieri. Il primo sicuramente legato alle difficoltà che ci troviamo ad affrontare concretamente, che poi incidono sui progetti che facciamo, e quindi credo che questo vada considerato quando ci mettiamo poi a ipotizzare degli interventi. Quello che ha detto Antonella molto bene è che noi ci troviamo spesso in situazioni in cui in urgenza o in suburgenza, diciamo, abbiamo dei comportamenti, delle sindromi comportamentali che vengono gestite per necessità dal punto di vista comportamentale, quindi in cui si rischia, presi dalle difficoltà dei servizi e dall'organizzazione degli stessi, di perdere parzialmente il ragionamento clinico, che è particolarmente complesso nella fascia preadolescenziale e adolescenziale, perché è un momento in cui alcune manifestazioni cliniche danno visione di sé in un modo che poi diventerà chiaro con lo svolgersi del tempo, e quindi si sovrappongono i primi episodi presenti dei disturbi affettivi tipo bipolare o anche unipolare, si iniziano a manifestare in maniera maggiore quelle che sono delle predisposizioni legate ai disturbi dell'impulsività, all'uso di sostanze, che possono essere richiamate alla DHD, eccetera. E quindi credo che una valutazione centrale e ben fatta sugli ambiti clinici sia sicuramente necessaria, ma anche complessa. E viene da chiederci poi se è realmente un obiettivo possibile, perché sapete che tutta questa ricerca di quelli che sono dei paradigmi previsionali sull'andamento delle patologie psichiche è sicuramente uno dei temi in cui siamo più esposti, cioè se noi possiamo realmente prevedere in maniera affidabile il successivo evolversi della situazione. La valutazione sulla DHD, quantomeno, ci permette di identificare delle linee di sviluppo, perché invece nel momento della valutazione in acuzie noi guardiamo indietro e quindi abbiamo una possibilità sicuramente di partire da dei dati più forti che sono sicuramente centrali. Io centrerei su questo, no? Sul fatto che è proprio centrale rimanere sugli ambiti clinici per sviluppare proprio queste competenze di tipo previsionale poi per il futuro. E come psichiatra credo questo sia centrale. Noi sappiamo che l'evoluzione dei disturbi e l'esordio dei disturbi ha delle mediane di età di esordio differenti, e quindi questo è sicuramente un tema complesso su cui dobbiamo avere qualche dato in più.